Una delegazione WISP è appena tornata dal Libano per l'ultimo sopralluogo prima dello svolgimento di Vivi Città, che si terrà a Tiro domenica 30 novembre. Durante la missione, i rappresentanti WISP hanno incontrato gli operatori sportivi formati nel corso di questi anni all'interno del campo di Shatila, a sud di Beirut. Gli operatori provenivano anche dagli altri campi profughi palestinesi, che in tutto il Libano sono 12. Sono state tenute delle lezioni con i ragazzi e le ragazze della scuola El Galilee di Shatila, basate prevalentemente su basket e ginnastica, grazie alla collaborazione con le rispettive leghe WISP. Ogni volta lo sport viene visto dai giovanissimi come occasione di svago e di festa. È facile riscontrare come i ragazzi abbiano maggiore motricità rispetto alle ragazze, visto che passano gran parte del tempo in strada, mentre le loro coetanee trascorrono la maggior parte della giornata nelle case. Dopo una serie di rinvii dovuti alla tensione in Medio Oriente, Vivi Città in Libano si svolgerà il 30 novembre a Tiro, 88 km a sud di Beirut, quasi al confine con Israele, dove è dislocato il contingente militare UNIFIL, attualmente diretto dall'Italia, con circa 1000 militari italiani. La manifestazione organizzata dall'WISP, dall'URVA, Agenzia ONU per i Rifugiati Palestinesi, e dalla cooperazione italiana dell'ambasciata a Beirut. Vivi Città coinvolgerà circa 1500 bambini, palestinesi provenienti dai campi profughi limitrofi, siriani, sia nei campi profughi sia provenienti dalle scuole di Tiro, e libanesi.